erano giocattoli? No, erano studio del movimento umano e il rapportare meccanicamente i movimenti dell'uomo, questo è difficile. Uno dei più famosi filosofi che si sono dedicati allo studio degli automi è Cartesio. Un grande cremonese, Iannello Toriano, dalla natia Cremona, fu segnalato all'imperatore Carlo V e in una delle sue visite in Milano, in Lombardia, lo volle al suo seguito, perché riconosceva in questo uomo l'alto ingegno meccanico. Se lo portò con sé nel suo esilio in Spagna e gli fece costruire vari orologi ed automi, tra cui si dice una bambola che camminava, muoveva la testa, muoveva gli occhi, la bocca e faceva gesti e suonava un timpano che si ritrova 100 anni dopo nella raccolta di Manfredo Settala, canonico in Milano, aveva la sua stanza delle meraviglie dove raccoglieva grandi quantità di stranezze nel mondo. L'automa, è, come lo si vede nella sua struttura, è costituito di acciaio forgiato, un buonissima qualità. La struttura della meccanica è coperta da un vestito, chiamiamolo così, che è un vestito in legno con molta probabilità tornito di pioppo. È una macchina costruita verticalmente con due parti, una parte motrice che ha un dispositivo della fusée, in questo caso in legno, e dall'altra parte le ruote che comandano il frenaggio, le ruote di trasmissione più la ventola di frenaggio per la velocità dell'automa. In più nell'insieme di questa parte meccanica ci sono varie cam che comandano i movimenti della bambola stessa. I movimenti che fa compiere questa macchina sono di camminare a due ruote alla base nascoste dal vestito, un timone direzionale sulla parte posteriore, due piedini che simulano l'atto di camminare che spuntano dalle vesti della bambola. Salendo verso l'alto una specie di biella, di manovella, comanda il movimento snodato della mano, quella che con un mazzuolo batte il timpano, batte il tamburo. Poi salendo con dei tiranti, con altre cam, sale verso la testa e fa compiere alla bambola il movimento degli occhi, della bocca e della testa, che viene ruotata su se stessa e piegata verso l'avanti. C'è anche un vestito in seta, molto ammalorato, ma costruito, rifatto. Una sartoria del Settecento si è incaricata di rivestire la bambola. Probabilmente il vestito originale si è perso. È stata vestita con un classico vestito da gran dama, da gran signora, in seta, con la sottogonna, il corpetto, la cuffietta con i pizzi e i capelli veri della bambola, in
inclusi nella cuffietta, che poteva essere tolta e rimessa con facilità. La faccia della bambola è laccata, ha leggeri tratti di le labbra colorate e ha due stupendi orecchini con il foro nelle orecchie fatte da piccolissime perle di fiume. Questo vuol dire quanto era importante anche l'abbellimento dell'automa. Pur avendo un aspetto severissimo, ha un difetto genetico perché ha tre gozzi, non certo un bell'aspetto. Non ultimo, il dispositivo primario, quello delle ruote di avanzamento nel trascinamento dell'oggetto verso un percorso, ha una cam, anche in questo caso, che ad un certo punto interrompe il moto di una ruota, alzando tutto il dispositivo, puntandolo sul piano di scorrimento, e fa compiere all'automa un percorso calcolato. Nel nostro caso, con grande sorpresa, ha un percorso di una stella a 5 punte. E qua entriamo in un discorso abbastanza particolare, è voluta, è esoterica, è magica. Cosa ha voluto rappresentare il costruttore, che per ora è ignoto? Di che epoca sono questi automi? La collocazione della seconda metà del Cinquecento è riconducibile alla qualità tecnica e costruttiva, l'ingegneristica dell'oggetto. Il costruttore di un automa era sicuramente anche capace di costruire un orologio.